scontro sul referendum ormai sta toccando in Italia, ma anche qui in Calabria, i nervi scoperti all'interno delle forze che si contrappongono tra sì e no. Ma soprattutto, anche se si è dalla stessa parte, come spesso avviene nel PD e nei suoi satelliti, c'è un nervosismo che rivela che in fondo intorno alla partita del referendum si nasconde tanto altro. Uno di questi segnali lo abbiamo registrato in un episodio curioso avvenuto l'altra sera a Vibo Valentia in occasione della visita, e quindi a favore del sì, del sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri. A questa iniziativa, presso l'aula consiliare del comune di Vibo, organizzata questa iniziativa dal deputato censore del PD, si presenta anche il sindaco Costa, che è di estrazione di centrodestra. Qui avviene un incidente diplomatico. Costa va via dall'iniziativa dicendo che non gli è stato consentito di fare il saluto. Il PD sostiene invece che Costa avrebbe voluto presiedere l'iniziativa, che ciò non era possibile. Al di là di come vanno le cose, diciamo, la verità poi emerge il giorno dopo, quando il PD accusa Costa di aver messo in atto una strategia per la conquista di uno scranno senatoriale nel nuovo assetto della Costituzione. Sarà questo o non sarà questo? Non lo sappiamo. Certo è che i nervi sono al massimo della scopertura.